Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a distanza di pochissimi giorni dall'ultimo video, un altro tutorial di un gioco semplice, nulla di straordinario, però spero vi piaccia. Allora, userò queste bicycle arancioni che non ho preso da Max, le ho prese quando sono andata a Padova da Enrico ancora l'anno scorso. A proposito di Max, arrivo subito. Perché l'altro giorno, anzi ieri, mi è arrivato un regalino. E che regalino! Guardate qua. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Sono le butterfly. Voi non avete idea di che razza di carte siano queste. C'è la scatolina, guardate. Tutta sbrilluccicosa, si può dire che c'è stato qualcuno che ha eguagliato, non superato, il regalo che mi ha fatto Miss Ferroli. Guardate, guardate, mamma mia, che roba! C'è, bellissimo. E sono fighissime perché hanno il bordino argentato e quando sono squadrate, guardate che roba, è liscissimo. Mi sa che però facendo vari miscugli all'americana, eccetera, queste qua si rovinano, quindi cioè non voglio fare cose strane con queste carte, me le voglio tenere così per un bel po'. Magari farò dei giochi dove si taglia e basta, senza mescolare. Comunque, grazie Max, bellissimo regalo, guardate anche il ventaglio, l'ho fatto piccolino, aspetta. Opa, sì dai, abbastanza bello. Bellissimo. Bellissimo, un mazzo raro, anche che costicchia, quindi insomma non è stato di braccio corto Max. Grazie, grazie mille Max, bellissimo regalo, mi ha fatto un sacco piacere. Guardate anche gli assi che carini. Gli assi sono fatti così, vedete? Poi tutto il resto è standard. Facciamo vedere anche l'asso di quadri, l'asso di cuori e l'asso di picche che è il più maestoso, come capita spesso nei mazzi di carte. Poi abbiamo i Joker e una carta a doppio dorso che è sempre utile. Bene, mettiamo via questa meraviglia, aspetta perché non si squadra bene l'ultima carta. Come mai? Come mai? Ok, perfetto. Bene, passiamo al gioco di oggi. Allora, il gioco è impromptu, so che vi piacciono i giochi impromptu, quindi lo spettatore, aspetta perché ci devono essere le carte extra, sì, due jolly e due carte bianche in questo mazzo di bicycle arancione. Lo spettatore prende il mazzo, mescola come quanto vuole, all'italiana, all'americana, taglia, completa, fa quello che vuole e appoggia sul tavolino. Prendo in mano il mazzo e mi faccio dire stop. Quando vuole, supponiamo mi dica stop qui, in questo punto vado a prendere la carta in questione, l'ho girata e sono girata pure io, quindi non la sto vedendo, ve lo giuro, questa è la carta dello spettatore, che vado a girare e a inserire più o meno all'interno del mazzo. Benissimo, ora posso anche girarmi, vado a dare una mescolatina alle carte e dopodiché anche magari un taglio e anche due, carta completamente dispersa che ora cercherò di ritrovare. Datemi un po' di tempo, comincio a scorrere le carte così, vado abbastanza veloce perché sento che la sua carta è piuttosto lontana. Sì, non siamo ancora lontani, però anzi, mi sa che si sta avvicinando il momento. Attenzione, eccoci. 5 di quadri. Non era questa, vero? No. Però io mi sono fermata qua, su questo 5, e rimangono ancora queste carte. E contando 5, 1, 2, 3, 4, 5, arriviamo a questa carta che dovrebbe essere quella dello spettatore, la donna di cuori. Bene, bellissimo,
Ve lo spiego, come dicevo, è un gioco molto semplice. Dunque, diciamo che è il classico ritrovamento, quello più banale, però con un'aggiunta in più. Avete presente, no? Il ritrovamento più semplice è quello dove tu sai qual è la carta sul fondo, in questo caso la donna di cuori. Vai a far scegliere una carta qualsiasi allo spettatore, supponiamo questa, gliela fai vedere, Jack di fiori, l'appoggi in cima. Tagli e completi, e che cosa succede? Che la carta chiave va a contatto con la sua. Quindi, scorrendo le carte e arrivando alla carta chiave, si sa che la successiva è quella dello spettatore. Quindi, donna di cuori, la successiva, eccola qua. Questo è il ritrovamento, quello proprio base, 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 base. Ecco. Abbiamo aggiunto in questo gioco, ho aggiunto a questo gioco una piccola applicazione, che sarebbe questa. Allora, intanto partiamo dal principio. Io faccio scegliere una carta allo spettatore dopo che egli ha mescolato il mazzo. Prendo in mano il mazzo e quello che vado a fare io è una doppia presa dal centro. Quando lui mi dice stop, faccio scattare due carte. Cioè, per lo spettatore chiaramente sono una e non sono neanche ben squadrate, ma chi se ne frega, tanto sono qua con voi. Lui vede il 4 di cuori, io in questo momento sono girata, ribalto il 4 di cuori e faccio finta di metterlo nel mezzo, però in realtà ce l'ho in cima. Vabbè, insomma, voi basta che fate scegliere una carta, la controllate in cima e siete a posto. Poi la mantenete in cima con dei miscugli addoppiando l'ultima carta sul fondo, ok? Ad esempio, staccate qui, vedete che c'è un 5 e lo mantenete sotto. Ora, voi avete la carta dello spettatore in cima e sapete che sotto avete un 5. Quello che dovete fare dopo un paio di miscugli all'americana è staccare circa metà mazzo o un terzo, quindi così, e pelare sopra un numero di carte in meno rispetto al numero che avete visto. Quindi avete visto un 5, dovete pelare 4 carte. Una, due, tre e quattro e buttate sopra il mazzo. Quindi succede che la carta chiave è a 5 carte di distanza dalla sua. Ecco perché poi contando il numero arrivati a quella carta, la sua carta risulterà proprio a quel numero lì. Quindi diciamo non è più un ritrovamento, ma è più che altro un Hakan. Poi vi consiglio di tagliare due volte in modo da portare le due carte più o meno al centro, perché se lo fate una volta sarà o troppo sulla cima o troppo sul fondo, addirittura si rischierà che magari una è sulla cima e una sul fondo e viceversa. Due volte, così siete sicuri che le carte siano al centro. Si passano le carte così, magari subito in velocità e poi man mano che vi avvicinate alla metà andate un po' più piano. Appena vedete la vostra carta chiave, in questo caso il 5 di fiori, vi fermate, fate un po' di scena. Lo spettatore vi dirà che non è questa la sua carta, ma voi vi siete fermati qua perché avete sentito una sensazione. Questo è un 5, contando 5 dalle carte che sono rimaste. Una, due, tre, quattro, cinque, ci sarà la sua carta, il 4 dei cuori. Qualche piccolo consiglio. Allora, se tagliando a metà il mazzo per fare il miscuglio d'americana, vedete che c'è ad esempio un asso è troppo poco, ok? Uno, cioè non va bene, quindi che cosa fate? Mescolate ancora finché non trovate una carta. Qualsiasi altra carta, anche già un 2 va abbastanza bene, però secondo me è basso anche il 2, da 3 in su, ok? Quindi tagliate, vedete che c'è un 4, mantenete la carta in cima, avete visto un 4, quindi tagliate circa a metà, pelate un numero in meno, quindi 1, 2, 3, buttate sopra, due tagli e distribuite le carte fino ad arrivare alla carta chiave. E poi al numero di quella carta chiave nelle carte avanzate ci sarà la sua. Bene, spero vi sia piaciuto, lasciate un like se così fosse, noi ci vediamo al prossimo video, che chissà, magari sarà ancora un altro tutorial, eh? Che storia. Ciao!